Dico Mirta, intanto grazie perché tratti una questione che è molto, molto rilevante, che riguarda certamente i cittadini calabresi, ma anche tanti cittadini del Mezzogiorno. Poi in Calabria esiste un problema particolare di cui stiamo parlando e parleremo. Però io la prima cosa che voglio dire è che non si sceglie dove nascere, non può essere una colpa nascere a Reggio Calabria piuttosto che a Milano, nascere a Cosenza piuttosto che a Genova. Questa cosa è assolutamente inaccettabile, inaccettabile. In Calabria la sanità è commissariata non da un anno, non da 2 anni, non da 5 anni, Mirta, ma è commissariata da 14 anni. E in 14 anni, quindi ci sono stati governi di centrodestra, di centrosinistra, di ogni latitudine, diciamo, che hanno fatto disastri su questa vicenda, producendo un debito che non è quantificabile per quanto è Esatto, gigantesco. abbiamo Quindi cercato le non solo non cifre. ci sono Ha ragione, non servizi troviamo le per i cifre cittadini, esatte. non solo non ci sono condizioni minime e livelli essenziali Ma i per i partiti cittadini che dov'erano? devono drammaticamente andare altrove, ma si è prodotto un debito gigantesco. Allora io voglio dire, io sono d'accordo con le considerazioni che sono state fatte da te e dalla dottoressa Loizzo. Dico alla Loizzo che, per esempio, però Chiuto non è d'accordo. Chiuto ha chiesto di essere, Ma i quindi il partiti presidente dov'erano? candidato Cosa ha dov'erano? chiesto di Dov'erano i essere lui partiti? Perché il non avete tagliato prossimo. il debito? Sta Perché non avete chiedendomi, tagliato no, il Klaus debito sta invece di chiedendomi. parlare, che eravate al governo? Scusami, Klaus, perdonami Perché perché però no, si fa fatica che risponda, siamo perché in non avete collegamento. tagliato, Quindi. lei era al governo, perché non avete tagliato il debito della Calabria invece di straparlare qua? Allora, io ti sto dicendo quello che penso io, sono responsabile di quello che penso io, che la Calabria, come sai, la frequento e la vivo abbastanza. E se mi fai dire senza agitarti, perché sinceramente, insomma, stiamo parlando di cose serie, No, non lui, stiamo allora, facendo show Klaus televisivi, sta allora io chiedendo, Pina penso che le Picerno, questioni sono Klaus sta due. chiedendo dove erano i partiti mentre tutto questo accadeva? Questa è la domanda Ma che ho io sono fatto. d'accordo, Mirta, io dico, la mia opinione personale, che ho appena detto, se riesco a terminare, è che le questioni sono due. La prima, uscita dal commissariamento, in 14 anni sono stati fatti un sacco di danni, quindi bisogna che la parola e la responsabilità ritorni alla politica locale, perché i commissari non sono stati in grado. Seconda questione, che viene ribadita uno su tutti, penso a Nicola Irto, a un brillante esponente del Partito Democratico, Klaus, che dice che bisogna cancellare il debito della Calabria. È Allora, io vero. penso che queste sono le due vicende, quindi non dire i partiti dove sono, perché i partiti ci sono e hanno delle ricette. Noi diciamo che bisogna cancellare il debito della Calabria perché non è quantificabile, lo dice ad ogni latitudine, in ogni piazza in cui va Nicola Irto, che è un brillante Ecco. protagonista della politica calabrese, e bisogna poi ridare la parola e la responsabilità di questa roba alla Calabria, Esatto, è quello perché che in diceva anche la 14 Loizzo. anni sono Allora, stati fatti un sacco di mi danni. scusi un attimo, Picerno, perché mi chiede la parola.